poi magari è stato per Mario, no, volevo dare che... Allora, intanto che Mario butta via le munduccio, eh? Quei tre di chi ci dà una maglia, ok? Voi sapete cos'è una maglia o vi spiego? Allora, la maglia è quello là dove in estate viene portato qua, in alpeggio bestiame. Perché viene portato qua? Innanzitutto perché dalla pianura, voi avete visto gli allevamenti in pianura, intensivi, se fuori vecchia, per una vita abbastanza stressata. Qua è aperto, è come noi, per un abito quotidiano, continua a vagare. Sottolineo che i nostri piedi c'è il foraggio a costo zero, okay? Le bestie che vengono in maglia però calano la produzione del latte. Se in stalla fanno 40 litri al giorno, qua non dico che viene dimezzato, però intorno ai 20-22. Perché? Perché hanno molto più movimento, devono cercarci il cibo e non hanno il mangime. Però il latte che viene prodotto all'alteggio è molto più buono, più ricco. Difatti il burro di maglia, se voi venite, molto più giallo, come il latte è molto più giallo. Vi spiego un attimino come funziona la vita dell'alteggio, perché non io da ragazzino ho fatto anni in maglia. Si munge sempre due volte al giorno e sempre a 12 ore di distanza, perciò si munge alle 5 di mattina, alle 4, 4 e 4 sveglia, si munge alle 5 di mattina e alle 5 di sera. Io vi dico come mio padre faceva la lavorazione del latte. Allora, il latte della sera... Spettacolo, spettacolo. Si mettevano le